Salve a tutti cari amici di Barba Bianca Rossa, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, analizziamo a distanza di giorni la partita che ci siamo lasciati alla spalle, vittoriosa in casa per 3-1 contro il Lecco, la prima di Hakimi, che è partito bene. Abbiamo visto anche festeggiamenti a fine partita, lo ha detto lo stesso mister in conferenza stampa, quasi avesse vinto la Coppa dei Campioni, però credo che questo allenatore abbia incominciato a toccare quelle che sono le corde Ciao, ciao Erika. di Ciao. determinati giocatori, no? O comunque del gruppo squadra collettivamente, preso collettivamente, quindi è entrato in modo empatico, con tutto quanto il gruppo, con i giocatori. Ovviamente c'è ancora molta strada da fare, c'è ancora molto lavoro da fare in campo, negli allenamenti, perché la squadra era arrivata ad un punto tale per il quale appunto bisognava riattaccare la spina, e speriamo che la partita contro il Lecco casalinga sia l'inizio appunto di un viatico importante per concludere al meglio questa stagione e centrare perlomeno l'obiettivo minimo dei playoff così tanto sbandierato dalla società. Io sono contento, l'ho detto in prima istanza, dell'arrivo di Beppe Iachini, che comunque ha dato quella che insomma, i latinoamericani chiamano la garra, no? La grinta, quella che serviva a questa squadra che era arrivata a un punto tale da essere una squadra, tra virgolette, morente, spenta, senza alcuna luce. E quindi è stato molto importante l'arrivo di questo profilo, anche perché è un profilo abbastanza rispettato dagli stessi giocatori, lo hanno ammesso. Anche Benali e Maiello, che è rientrato per fortuna, il quale appunto ha detto che l'allenatore si è già creato un buon feeling, quindi, ma con tutta quanta la squadra, questo non può che far bene a dare il massimo a tutti quanti in campo, a dare il contributo, quello che serve per poi poter andare a affrontare le partite in modo deciso, in modo determinato, cosa che il Bari non faceva più nelle ultime giornate, come abbiamo visto. E ovviamente gli occhi non mentono, quando abbiamo visto questa squadra super sfilacciata, slegata nei reparti, giocatori che non avevano più verve, non erano più gli stessi giocatori che conoscevamo noi in termini di anche coraggio, non ho paura a dirlo. Il coraggio di affrontare la partita, il coraggio di passare addirittura i palloni, di fare un passaggio decente. Quindi con Iachini credo e spero, ma più credo, che comunque si arriverà strada facendo ad un certo equilibrio, perché comunque Iachini, sappiamo tutti bene, non è un allenatore, è conosciuto tanto per il gioco. Poi questo faremo un video un altro giorno sul parlare del bel gioco, che per me non esiste, esiste un altro tipo di concezione. Però è un allenatore che è concreto, è un allenatore che bada molto al sodo, ai fatti, quindi alla concretezza, quindi anche al risultato, se vogliamo, cosa che per la maggior parte degli allenatori italiani conta, è diciamo l'obiettivo massimo. Perché comunque si predilige sempre più quello che si porta a casa, ci si porta a casa più che la prestazione, come avviene in altri campionati o comunque in altri mondi calcistici, dove si predilige molto più un progetto a lungo termine che un progetto a breve termine. È chiaro che il Bari deve uscire anche con i punti da quella che è stata fino a poco tempo fa quella zona pericolosa, dove non è ancora uscito completamente, che guarda verso le squadre che si giocheranno i play-out. Però voglio dire, per quanto riguarda la situazione play-off, se non mi sbaglio si è a 3 punti di distanza dal Modena, il Bari ha 30 punti, il Modena è ottavo, ne ha 33, quindi voglio dire, ne mancano tantissime di partite, quindi col cambio e con la scossa che c'è stata, presumibilmente si dovrebbe raggiungere quantomeno l'ottavo o il settimo posto,
mettendo e grattandoci tutti quanti, mettendo tutti quanti le mani avanti, perlomeno l'ottavo, il settimo posto, considerando anche il blasone dell'allenatore che si è appena seduto sulla nostra panchina. Detto questo, ragazzi, erano considerazioni a pochi giorni di distanza dalla partita affrontata contro il Lecco. La prossima, ricordiamolo, casalinga alle 14, sabato 17 contro la Feralpi Salò, che ci aveva molto fatto penare. Ricordate quella partita dell'andata dove si vinceva per 3-1 e poi si è pareggiato per 3-3. Quindi io, come sempre, vi saluto, vi auguro buon mercoledì. Io mi trovo ancora in ospedale perché comunque le condizioni di mia madre non sono assolutamente buone e purtroppo questa è la realtà. Perciò vi auguro buona giornata, vi terrò comunque aggiornati e comunque appuntamento al video a caldo a questo punto della partita Bari-Feralpi Salò di sabato. Sempre a Bari Alè, mi raccomando, iscrivetevi al canale come state facendo, numerosi, vi ringrazio. Like se volete a questo video, la campanella per rimanere sempre aggiornati e fatemi sapere nei commenti che cosa pensate, cosa possa dare ancora questa squadra da qui anche a fine campionato, vedendo appunto la prestazione che c'è stata contro il Lecco e approssimandoci sempre più alla sfida contro la Feralpi Salò di sabato. Ciao e ancora buona giornata a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.